È il Prato di Verdei oggi, una giornata dedicata a Prato, al suo fiume principale, in questo caso il Bisenzio, che abbiamo visto sotto una veste inconsueta e l'abbiamo apprezzato insieme ai tanti cittadini che hanno voluto gratificarci della loro presenza per questa iniziativa. Non esiste storia senza memoria, si dice, quindi la memoria dei fiumi, la memoria di quello che è stato fatto intorno ai fiumi, di buono o cattivo che sia, è importante. Così come è importante vedere il tipo di manutenzione che gli enti pubblici, il Consorzio e la Regione fanno su questo fiume, regalando ai pratesi una vivibilità urbana molto importante e una maggiore sicurezza idraulica rispetto al passato. Questo di oggi è un momento molto importante. Per me è l'inizio, per noi è veramente l'inizio di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme al Consorzio di Bonifica e soprattutto con l'amministrazione comunale. È un percorso di valorizzazione del fiume, il fiume Bisenzio che ritorna alla città, è per la città e per noi è anche un aspetto molto importante per quanto riguarda la sicurezza, non soltanto idraulica, ma anche la sicurezza di fruibilità dell'aria. Devo dare atto a Lega Navale Italiana e Artemia di aver scommesso in questa iniziativa, che riporta in qualche modo i cittadini a ritornare sul fiume, a viverlo, e per noi, istituzioni, Regione Toscana, Consorzio Bonifica, Comune, rappresenta un'arma straordinaria di controllo sociale del territorio. Io sono Arianna Pierattoni, sono la vicepresidente di Artemia e quest'oggi ho avuto il piacere di accompagnare questo gruppo di persone in giro per la città perché insieme appunto al Consorzio Bonifica abbiamo voluto creare questa giornata per guardarci un po' intorno, conoscere meglio la nostra città che ha un sacco di veramente di cose belle, di storia, lo diciamo spesso, ma secondo me non si dice mai abbastanza, quindi diciamolo, facciamolo, però siamo partiti non a caso da quella che si chiama Piazza San Marco, ma in realtà ormai è diventata una rotonda, quindi volutamente abbiamo cominciato questa visita lì per poter finalmente mettere piede su questa Piazza San Marco, per guardare a questo che è uno dei simboli di Prato, nonché il simbolo di Artemia, e da lì è stato lo spunto per guardarci intorno e conoscere meglio quello che abbiamo sotto gli occhi veramente tutti i giorni, ma che spesso e volentieri non conosciamo. Per finire sul Bisenzio, perché noi abbiamo fortemente voluto rivalutare, diciamo, anche questa zona, insieme e grazie alla Lega Navale, offrendo queste visite in gommone sul Bisenzio. Tra l'altro, per chi volesse partecipare, domani mattina facciamo le visite in gommone, così come anche l'ultima domenica di ottobre. La prenotazione è obbligatoria, quindi scriveteci, telefonateci e vi portiamo insieme alla Lega Navale di Firenze e Prato, vi portiamo a vedere Prato da un punto di vista insolito, cioè il lungo Bisenzio. Alessio Chiaramonti, vicepresidente della Lega Navale sezione Firenze e Prato, Per quanto riguarda il sezione metropolitana. Bisenzio, a parte utilizzarlo per gli allenamenti, chiamiamoli così, del nostro gruppo Canoa, ci siamo federati con, parola grossa, con Artemia, che ha intravisto la possibilità dell'interesse storico monumentale di questo tratto di Bisenzio e quindi noi gli forniamo l'appoggio nautico per fare queste escursioni in Bisenzio. Questa cosa ha avuto successo, sono intervenute le autorità, di bacino come è successo e diciamo, ci hanno premiato, tra virgolette, perché hanno visto che questa idea che noi abbiamo è un'idea che ha un suo interesse ed è stata realizzata anche quest'opera infrastrutturale, diciamo, che sarà utile per noi e per il fiume in generale. Quindi siamo soddisfatti, ecco, di come stanno andando le cose e ci impegniamo perché vadano ancora meglio. È stata un'emozione molto bella perché la giornata è bellissima. Il fiume è molto tranquillo, una giornata proprio serena, ecco. Con intorno tutti questi bei monumenti, dal ponte alle mura medievali,
tutto ok oggi. Navigare nel Bisenzio è molto interessante, è bello nell'attraversare i ponti, soprattutto quando poi ci sarà anche molto più acqua, perché essendo tranquillo e quindi si può, oltre il piacere del navigare, anche il piacere del paesaggio. È stato tutto interessante, sia la parte storica, la vecchia chiesa di San Marco, le mura antiche del 300, il bastione, la possibilità delle gite in barca, anche questa è una novità, diciamo. È stato molto interessante tutto quanto. È stata un'esperienza molto bella, specialmente avendo sentito parlare anche le istituzioni che hanno riguardato un po' tutto e anche che ci hanno spiegato, abbiamo potuto anche fargli delle domande specifiche per quanto riguarda i corsi d'acqua e per il lavoro che loro svolgano giornalmente. È molto interessante anche questo passaggio con l'associazione Artemia che riguarda la parte storica della città e del Bisenzio in special modo, insomma. Ecco, è stata una giornata molto interessante, molto, molto valida e anche sul profilo anche culturale e solo ambientale anche.